Ben ritrovati in diretta con Buonasera Italia, 19.32, oggi puntata della vigilia di Natale e abbiamo con noi in diretta telefonica l'onorevole Gabriele Albertini, europarlamentare per il PPE, una buonasera e soprattutto candidato alla presidenza della Regione Lombardia. Una buonasera e tanti tanti auguri di Buon Natale, onorevole Albertini. Grazie a lei e a chi ci ascolta. Onorevole Albertini, quest'oggi gli ho chiesto di dedicarci un po' del suo tempo nella giornata della vigilia, perché vorrei da lei un augurio ai tanti cittadini italiani, alle tante famiglie che purtroppo si trovano in crisi, un messaggio positivo. Ma guardi, a tutti vorrei augurare quello che auguro a me stesso, di ritrovare insieme ai miei concittadini il senso dello Stato, della società, dello stare insieme, valori in cui dovremmo credere per essere un paese civile, mettere da parte le nostre aggressività, le nostre pulsioni, essere più razionali, sereni, liberi di fare il bene nostro facendo quello degli altri. Poi, se posso aggiungere qualcosa, certo, per quanto riguarda invece il bisogno primario, che è il lavoro, la mancanza, chi ce l'ha pensa di perderlo, qualcuno l'ha già perso. Tutto questo scenario così delicato e difficile, l'impegno di tutti noi e chi avrà responsabilità di governo dovrà farlo più di altri per aiutare tutto questo mondo, per dare impulso all'economia e utilizzare tutte le risorse sia delle decisioni che dei mezzi per risollevare questo quadro così molto deprimente. E io ringrazio di cuore l'onorevole Gabriele Albertini per aver dedicato insomma il suo tempo durante la vigilia di Natale anche a noi di Buonasera Italia e soprattutto ai tanti telespettatori che ci seguono. Tanti auguri di cuore onorevole Albertini. Grazie. Ringrazio voi e tanti auguri a tutti coloro che ci hanno ascoltato. Buon Natale. Grazie, buon Natale, grazie mille. Abbiamo cercato di fare intervenire i politici che anche durante tutto l'anno, insomma, come voi due presenti, no, avete deciso di avere il coraggio, no, di confrontarsi con i telespettatori. Anche oggi voglio rinnovare veramente il mio ringraziamento nei confronti di voi che accettate di sedervi su queste poltrone e di accettate soprattutto di ascoltare i cittadini che chiamano e in questo momento hanno sempre più bisogno di risposte che poi dovrebbero diventare fatti concreti. E prendiamo subito un altro telespettatore.